bellezza della terra del Molise si legge la sua antica anima. Esplorare i suoi luoghi significa scoprire angoli d'Italia inaspettati e fieri della propria individualità. Che siano castelli, abbazie o case arroccate, le atmosfere del Medioevo accompagnano la storia e lo scorrere del grande fiume Volturno. Dalle posizioni strategiche occupate fin dal passato, si incontrano lungo il cammino i segni di una storia più recente. L'originalità sposa la dimensione spirituale nel santuario della Dolorata, oggi una delle mete più importanti della religiosità molisana. L'identità di questa regione mostra l'eterno compromesso con la natura. Paesaggi di montagna sorti sulla roccia e a questa aggrappati. Come pietra abbondante che si contende lo spazio con le cime appuntite delle morge. La più vasta area archeologica della regione tiene in vita l'insediamento dell'antico popolo italico dei Sanniti. Dei tanti campanili che bucano il cielo, quelli di Agnone hanno origini così leggendarie che le hanno fatto guadagnare il soprannome di Atene del Sannio. Di qui è passato Annibale durante la Seconda Guerra Punica. Attraversò il ponte sul Biferno, oggi sommerso dal grande lago artificiale. Ma i segni del futuro non cancellano il ricordo delle guerre sannitiche, in cui l'esercito romano uscì vincitore. Rimangono qui a ricordare le origini d'Italia e l'importanza storica del Molise.